Sotto i ponti della scafa ci sono delle baracche dove abitano delle famiglie e dove i pescatori conservano gli attrezzi. Sotto i ponti della scafa c'è gente che bisogna aiutare. Gli scolari del villaggio pescatori hanno fatto questo film per la gente che non sa, che non crede e che non sa che nella scafa ci sono famiglie che ci abitano. Una. Allora, perché non abitano in una baracca? Perché abitano in una baracca? Abitano in una baracca perché non ho casa. Come si trova in questa baracca? Malissimo. Ma prima abitavate in un'altra baracca? No, prima abitavo a Pirri, in una casa. Ci sta male o bene nella baracca? Malissimo. Ma chi gliela ha costruita la baracca? Mio marito assieme a me. E sì, la baracca? Sì, signor. Dove prende l'acqua? Qui la piglio ai 50 metri. C'è caldo nel casotto? Caldissimo. Come vi trovate? Male. Ci sono le pianelle nel pavimento? No, signor. Quante stanze ci sono? Camera e cucina. Basta, basta. Vediamo quello che c'è lassù. Cominciamo tutta dalla fine. Sì, sì. Se la fanno costruire la casa. Cosa? Quanti figli? 5. È il sesto in avanti. Me l'hanno detto i bambini piccoli. E solo che non lo vuoi. Perché se avessi avuto una casa, l'avrei avuto volentieri, perché un figlio è un figlio. Ma stando qui, ho terrore a farlo venire al mondo.
e non è possibile. Uffa! E per le domande al comune vi hanno dato qualche speranza? Siete in graduatoria? Con quale... Insomma, sta cercando di metterci una parola al prete, una parola all'assistente comunale. Poi non so. Infatti ogni tanto vengono, sia l'uno che l'altro. Però di preciso non c'è niente. No, di preciso ancora niente. E il bimbo quando dovrebbe essere? In agosto. Abbastanza presto. Ma non lo furgio. In agosto dove siamo, eh? Siamo ad aprile. Quindi sarà già tra 4 mesi. Sì. Mi spinti dai, beh, ma cata cata.